allora, a Vale. questo momento è venuta la tua striscia No, la live, mia, la nostra, perché ora che la abbiamo tua finito con striscia. gli ospiti per oggi, anzi, secondo me, dalla prossima volta dobbiamo inaugurare proprio il blocco finale, che è quello in cui entrambi ci prendiamo il tè e facciamo Io ci ho l'ultima dato riflessione. oggi, Dopo il mi ci sono sommario, finita. esatto, no? Dopo il sommario, secondo me oggi, nell'ultimo blocco, dobbiamo un po' tirare le fila, magari diamo degli approfondimenti, suggeriamo dei link che poi lasceremo in descrizione per chi vuole approfondire la situazione. Io so che tu ci hai portato qualcosa che conosco anch'io perché l'abbiamo fatto insieme, però è il titolo della puntata, l'abbiamo rubata un po' a un progetto che abbiamo fatto insieme alla Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte del Montepulciano e Fondazione MPS, che ci ha permesso di andare in giro per i mercati della zona, vero? Assolutamente sì, eccolo qua il nostro piccolo libro, ma piccolo, ma all'interno ci sono tanti aneddoti, tanti racconti storici, è un po' la memoria storica del nostro territorio, no? Che sono praticamente circa un annetto fa, io e te siamo andati in giro per i principali mercati della Val di Chiana, Sinalunga, Torrita, Sarteano e Cetona, e abbiamo raccolto degli aneddoti, ovvero dei racconti storici di come si viveva, di come venivano vissuti i mercati nel dopoguerra, negli anni 70, negli anni 80. Poi però molti, molti, quello che abbiamo raccolto oltre ai racconti di quella che era la Val di Chiana una volta, molti erano anche un po' rammaricati, un po' tristi, perché dicevano che ci raccontavano che a causa dei grandi centri commerciali i mercati non erano più quelli di una volta. Non si veniva più a parlare, a raccontarci di cosa, dei fatti di quello, di Tizio, di Caio o più che altro. Anche lo scambio di prodotti era veloce perché ci serviva sempre meno tempo, molte volte quel prodotto che ci serviva quel giorno non c'era il mercato per comprarlo, perché ovviamente sappiamo che i mercati settimanali vengono organizzati una volta a settimana. Quindi la gente ha un po' perso l'abitudine di andare al mercato, e questo è stato proprio tangibile anche nelle facce delle persone che ci raccontavano il mercato e che lo vivevano, che l'hanno vissuto magari dagli anni 90 ad oggi. Questo, quindi i mercati sono spaventati dai grandi centri commerciali. Adesso c'è un'altra realtà che fa paura ai mercati, ma anche forse ai centri commerciali e ai commercianti. Questa grande realtà che spaventa ha un nome: Amazon, che può L'elefante nella essere stanza, no? Che Non ne può abbiamo essere parlato appunto. finora e dobbiamo parlarne per forza. Dobbiamo parlarne per forza, perché è un po' una paura che cioè, forse era una paura che avevamo lì, ma che con il primo lockdown abbiamo visto che questa paura è sempre più reale. Allora, sì, hai colto il punto, secondo me. Dico due cose del libro, che innanzitutto che lo potete trovare gratuitamente nel nostro negozio online, tanto per rimanere in tema di negozio online, perché comunque si può scaricare digitalmente senza problemi. È vero, perché il mercato, la riflessione sui mercati ci ha fatto capire alcune cose. Innanzitutto che i mercati, intesi come luogo fisico in cui si riunivano le bancarelle e le persone del paese andavano a comprare, sono in crisi da sempre, se vogliamo. Ma per certi versi non moriranno mai, perché la loro base è la socialità. La socialità, che è quella che puoi trovare nella piazza del mercato, non la puoi trovare da nessun'altra parte. Già il centro commerciale, il supermercato, che ha fatto chiudere magari tanti piccoli negozi e ha messo in difficoltà tanti mercati, però non li ha chiusi, esistono ancora in qualche modo, perché quella socialità dello stare insieme, quel contrattare il prezzo in alcuni casi, quel conoscere il negoziante, quei tanti aneddoti di vita di comunità, non possono essere sostituiti totalmente da un rapporto di un centro commerciale che sempre più ti spersonalizza. Se ci pensate, noi possiamo andare a un supermercato senza nemmeno parlare con nessuno, perché vado al supermercato, faccio la mia spesa, vado a pagare la cassa automatica e non ho parlato nemmeno con il cassiere o con la cassiera.
Quindi da una parte il mercato ci ricorda che la base del commercio, se vogliamo, è la socialità, è comunque la base dello stare insieme. E secondo me questo ci dà anche la linea, il filo conduttore, sia tra le cose che abbiamo detto oggi, perché tutti hanno parlato della necessità di fare squadra, quindi del sentirsi parte di una comunità, sentirsi parte di tutto. Ovvero che se un negozio chiude non è solo un problema del privato, dell'imprenditore privato, ma è un problema di tutto il paese. E la socialità ci deve dare un po' il senso dello stare insieme e del sopravvivere alle sfide del futuro. Noi abbiamo parlato finora di quello che possono fare i piccoli paesi, i piccoli negozi per cercare di sopravvivere a questa emergenza. Ecco, Vale, secondo te, che cosa si può fare? Perché è ovvio che nel momento di una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo, è naturale, Amazon prospera in questa situazione, perché se tutti stiamo a casa, dobbiamo stare a casa, non possiamo comprare nei negozi, magari sono un po' in ritardo e non hanno ancora organizzato la consegna a domicilio, cosa facciamo? Andiamo online a comprare. E se andiamo online a comprare, anche se c'è il piccolo negozio di quartiere, non supererà mai la concorrenza di Amazon. Quindi tutti ci troviamo a comprare dai grandi colossi del web. Assolutamente sì, anche perché poi magari avremo anche, per dire, anche io durante il primo lockdown non l'avevo mai fatto, ma ho comprato un paio di scarpe su Amazon. E la mia paura non era più arriveranno in tempo, sapevo che quel prodotto sarebbe arrivato il giorno in cui il giorno atteso, insomma. Prima c'era la paura del dire non compro su Amazon perché chissà quando arriverà, ma adesso questa grande distribuzione, questo grande colosso ha fatto degli investimenti dove ormai non c'è più paura di acquistare su internet, no? Acquisti e dopo 24 ore ce l'hai. Magari il negozio sotto casa c'è sempre magari una paura, oddio, come me lo porta, come farà, mi arriverà, come mi arriverà, cioè comunque c'è sempre un pochettino più di paura. Poi magari quando arriva, tentiamo, facciamo l'acquisto, vediamo che è praticamente il prodotto come ce l'aspettavamo e come lo vogliamo, e allora siamo sempre più incentivati ad andare a comprare verso il piccolo negozio e abbandoniamo la grande distribuzione, in questo caso come può essere Amazon. Secondo me è anche scrollarci di dosso la paura di comprare dal piccolo, no? Magari dare fiducia a queste realtà che forse ci avevano pensato già di fare le vendite online, ma appunto perché, essendo piccole realtà, non abbiamo una logistica che gli permettano di essere competitivi come appunto può essere Amazon. Ci sono grandi, piccole difficoltà. Ti faccio un esempio: è stata nominata questa sera più volte Poste Italiane, no? E a Bergamo è stato fatto un bel lavoro, un bel servizio che hanno appunto coinvolto le poste, ovvero Bergamo che cosa ha fatto? Ha messo su un servizio di delivery che non passa per Amazon ma per le poste. Da qui sono nati Bergamo Smart Shopping, ovvero un servizio di spesa a domicilio che viene consegnato in città e nei 19 comuni vicini appunto a Bergamo da Poste a prezzi concorrenziali. Quindi magari anche la paura di oh, ma quanto mi costerà questo servizio? In realtà, se c'è un'offerta e comunque un prezzo ragionevole, secondo me è necessario Ecco, fare anche un questo è un servizio del esempio genere. perfetto, è un esempio perfetto secondo me, perché quando noi cerchiamo di dare una lettura della situazione del tipo Amazon contro i piccoli negozi, secondo me non cogliamo perfettamente il punto. Oggi ho messo nella newsletter, quella per gli abbonati al club di Valdichiana Weekly, che poi metterò anche nel link in questo video, così potrete vederla E vi tutti. dovete abbonare perché avrete. Questa la mettiamo poi dopo gratuita perché è interessantissima, secondo me. È un'intervista del 1997 fatta a Bezos, che è il proprietario di Amazon, l'uomo più ricco del mondo, in cui ti dice chiaramente tutto quello che magari in alcune situazioni magari non comprendiamo, che
che innanzitutto Amazon è logistica, catalogazione e consegna. Cosa faceva Amazon? Amazon ha iniziato come marketplace dei libri. Amazon vendeva i libri, cioè vi rendete conto, la cosa più in crisi del mondo, nessuno legge più libri, e questa è diventata la prima multinazionale al mondo vendendo libri, perché cosa ha capito? Ha capito che era l'unico oggetto, ancora più dei CD musicali al tempo, è l'unico settore merceologico che aveva il maggior numero di oggetti al suo interno, ovvero c'era una marea sterminata di potenziali libri da vendere, solo che molti magari non venivano venduti. Quindi la prima cosa che ha fatto è stata catalogarli, fare un inventario online, che sembra una cosa semplicissima. Se qualcuno acquistava, loro andavano dal rivenditore, lo prendevano e glielo spedivano. Quindi nemmeno inizialmente una necessità di fare magazzino, nemmeno inizialmente una necessità di fare una propria produzione. È semplicemente un servizio che in quel momento e che per tantissimi anni, fino allo sviluppo completo dell'e-commerce, nessuno dava, ovvero la consegna rapida, la consegna di un catalogo sterminato perché potenzialmente ci poteva essere tutto. E questo ha garantito anche la crescita di tanti piccoli negozi, perché tanti piccoli negozi possono tranquillamente mettere il loro negozio digitale dentro Amazon, senza necessità di farsi il proprio. Quanto sia utile, dopo ne parliamo. Però potenzialmente possono crescere entrambi, sia Amazon che il piccolo negozio. Quello che veramente è in crisi con Amazon è il supermercato, che a quel punto, cioè Amazon cerca di fare in grande quello che faceva il supermercato, tralasciando il feticismo del punto vendita, del punto fisico. Noi non abbiamo necessità di un negozio fisico, non necessariamente. Abbiamo necessità nel momento in cui ci stimola la socialità, il senso di stare insieme, il piccolo borgo, l'identità locale o la ricerca, come hanno fatto co la cooperativa di comunità, di alcuni prodotti della tradizione che magari trovi solo qui o che magari nessuno aveva riscoperto. Perché se io devo entrare in un negozio e non conoscere nessuno, è solamente un posto da cui devo comprare senza nessun rapporto umano, allora è naturale che appena avrò la possibilità, semplicemente me la farò spedire a casa quell'oggetto. Soprattutto se si parla di negozi che sono rivenditori di secondo o terzo livello di merce che non viene nemmeno prodotta qui, è naturale che quella cosa andrà a scomparire. Ecco, secondo me è importante capire che Amazon è innanzitutto logistica e distribuzione. Potenzialmente quello che ha fatto Amazon 25 anni fa, col senno di poi, lo potevano fare i cataloghi delle biblioteche, delle librerie messi insieme al servizio postale nazionale. Ora sembra facile dirlo. Nel momento ci è voluta una grande creatività. Poi i problemi di Amazon, per quanto mi riguarda, sono tanti e sono altri, cioè deviano un po' dall'argomento di oggi, ovvero lo sfruttamento dei lavoratori, che è una cosa che non possiamo nascondere, o tutti i rischi ambientali e della mancanza di sostenibilità ambientale, che è un modello della consegna a domicilio in 24 o 48 ore anche in dei posti piccolissimi. Però quello secondo me è un altro È argomento. un altro Quello, argomento che esatto. affronteremo poi. Quello che ci insegna il lockdown, e che magari volevo approfittare per portare delle esperienze locali, Sì, è giusto. che. Infatti ti volevo chiedere, sulla base proprio di questo, quello che manca a noi è un pochettino appunto la logistica, no? Però molte realtà locali si sono in qualche modo organizzate per cominciare a fare qualcosa, perché ancora, c'è da lavorarci, però anche cominciando, secondo me, è già un buon punto. Esatto, perché. Come dicevo, il lockdown ci ha portato a una situazione in cui siamo stati costretti in qualche modo a potenziare due cose: l'e-commerce e la consegna a domicilio. L'e-commerce, per chi non ce l'ha, è stato, come dire, obbligatorio metterlo. Però con l'e-commerce, non confondiamoci, non è che necessariamente l'e-commerce vuol dire che è un sito in cui te acquisti un prodotto tipo Amazon e poi paghi online e ti viene portato a casa. Un e-commerce è un commercio elettronico, può essere fatto anche con una mail e un pagamento online senza necessità di avere un sito apposito. Non è necessario fare concorrenza ad Amazon, soprattutto se è una sorta di Amazon locale, magari ci sono stati tanti progetti di mettiamoci insieme e facciamo l'Amazon dei prodotti di quel comune o di quel territorio. Quello secondo me non avrà mai l'opportunità di sconfiggere la concorrenza di Amazon. Però ogni negozio probabilmente si deve organizzare in qualche modo per immaginare un modo per vendere online, che può essere sia approfittare delle
eticamente se vuole delle situazioni che ti offre Facebook o che ti offre Amazon, perché anche al loro interno ci sono dei marketplace in cui vendere i propri prodotti, oppure semplicemente aggiornando il proprio sito e mettere la possibilità di acquistare con un sistema di e-commerce, oppure banalmente mandami una mail, dimmi cosa ti serve, te lo spedisco e mi paghi online. O Ora, tramite WhatsApp. anche ad esempio questa è una cosa che sta crescendo tantissimo. L'altra cosa è la consegna a domicilio. È ovvio che se io non posso uscire di casa e devo andare in un negozio, il negozio che si organizza per fare la consegna a domicilio è vincente rispetto a chi non lo fa. Quindi un qualche tipo di consegna a domicilio per chi può, perché ovviamente per la ristorazione è già più difficile, anche qui bisogna trovare una soluzione eticamente corretta che non sia quella di sfruttare i rider, No, però quello è anche perché l'esempio che hai fatto vedere. dobbiamo essere anche obiettivi, sfidare il nostro territorio con i rider, cioè, bisogna tenere conto anche della peculiarità di un territorio, cioè. Sicuramente non lo puoi fare con la bicicletta, il territorio, però magari con la pedalata assistita forse sì. Tu hai fatto l'esempio di Bergamo, che è interessante perché è un progetto pionieristico da questo punto di vista. Loro si sono organizzati, mi pare con il centro commerciale naturale o comunque con le botteghe del centro storico, con Poste Italiane, perché Poste Italiane è il principale competitor di Amazon in questa situazione, cioè chi aveva il monopolio della logistica, chi aveva la possibilità di andare in tutti i piccoli paesi o in gran parte dei centri storici o dei piccoli centri locali. Prima Agnese ci parlava appunto della mancanza in alcuni casi, la chiusura delle poste che noi, i piccoli paesi, cercano sempre di contrastare perché a volte sono Eh sia dei sì. servizi sia la potenzialità di erogare le pensioni, ad esempio, a pensionati o comunque fanno anche dei servizi bancari di assistenza fondamentali magari per una comunità. Però tendenzialmente c'avevano un ufficio in ogni paese e quell'ufficio era la possibilità di fare l'ultimo miglio per la consegna anche di altri oggetti. E quello, secondo me, è la strada che possiamo in qualche modo provare a percorrere, magari mettendo in rete, che ne so, la zona della Valdichiana nella nostra casa, nel nostro caso. Ovviamente per una città può essere più facile, per un territorio come il nostro, che è molto più diradato, molto meno abitato, con distanze da coprire, è più difficile. Però anche lo stesso Amazon non ti copre in 24 ore in un territorio come No. questo, ce ne mette 2 giorni Amazon Prime perché siamo rurali. Però ti ricordi, Vale, tu eri piccola come me quando venivano in campagna i venditori, quelli che ti portavano il pane, la verdura, quelle cose che si facevano in campagna, i negozi, gli Devo essere ortofrutticoli. obiettiva, il fornaio, il pane, volendo me lo porto ancora a casa, eh. Arriva il fornaio, suona. Suona il clacson e ovviamente la gente che non vuole o non va, magari anche per tempo, perché magari sono persone anziane al forno a comprare il pane, tutte le mattine intorno alle 9:30-10 passa il panaio che porta il pane a casa. Sì, quello c'è ancora. Perfetto in una situazione di lockdown. È Eh ovvio che sì. se tutti quei rivenditori avessero aperto, possono anche aprire un negozio fisico, ma se lo sostituiscono, stanno sostituendo una consegna a domicilio, che ovviamente finché vivevamo principalmente in campagna era più utile rispetto a ora. Però ora che viviamo situazioni di emergenza sanitaria e di un incremento dell'e-commerce, chi magari evita di ingrandire eccessivamente il proprio negozio e investe di più nella consegna a domicilio, magari servendo alcune aree rurali, probabilmente fa un ottimo investimento per il futuro. Io ti voglio chiudere con un paio di esempi di due Sì. comuni vicini nel nostro territorio che non abbiamo citato finora, perché abbiamo citato Chiusi, Cetona, San Casciano, Sarteano. Ti cito brevemente, Sinalunga con portamelo.it, ovvero un servizio che mette insieme gli esercenti locali del comune di Sinalunga e delle varie frazioni che si possono iscrivere nel sito portamelo.it Sinalunga a domicilio. Anche qui lasceremo tutti i link in descrizione. E questo praticamente favorisce il cittadino che sta cercando come dire, determinati prodotti e vuole sapere che cos'è che ti potrebbe essere consegnato a casa, quindi in questo caso uno va a cercare quello che gli serve, sceglie il negozio dal menu a tendina, quindi tra i vari esercenti locali, e gestisce la trattativa direttamente il negozio, quindi senza necessità di creare un e-commerce, che può essere un passo successivo,
E poi l'esercente ti spedisce a casa e ti dice se vuole contanti, bancomat, se può usare buoni spesa. Questo è un esempio di cosa che con un costo molto ridotto e con una fatica molto ridotta possono fare i negozianti di un paese per mettersi insieme. Un altro esempio interessante è sicuramente quello di Natale a Montepulciano. Probabilmente tutti conosciamo il mercatino di Natale a Montepulciano che negli anni è diventato molto grande, molto famoso e che attirava molte persone dal centro Italia e che quest'anno ovviamente per l'emergenza sanitaria non è stato fatto, è stato rinviato perché ovviamente sarebbero stati degli assembramenti, dei rischi. Lì c'era tutta una clientela, ovvero di persone che venivano appositamente a Montepulciano, a cui poteva essere interessante un servizio di e-commerce, ovvero quei mercatini che non hanno potuto fare il mercato fisico, si sono messi insieme nel sito di Natale a Montepulciano e hanno proposto i loro oggetti in vendita. O comunque magari anche dei pacchi enogastronomici mettendo insieme ad esempio i sapori della Val di Chiana. È ovvio che se te fai un discorso di fatturato economico, sicuramente guadagneranno meno rispetto a quello che Certo. avrebbero guadagnato con l'evento, però è comunque un modo per reggere la situazione quest'anno e per incrementare in futuro, perché anche quando potrai fare l'evento natalizio, magari rimarrà l'e-commerce online e quindi durante l'anno chi è affezionato, chi è Oh. interessato potrà magari continuare a comprare, è comunque qualcosa in più. Quindi andando a concludere, adesso, vista la situazione verso tutto, visto tutto, stiamo provando nuove strade per il commercio. Comunque la situazione cambierà, migliorerà, ma dobbiamo continuare a convivere con questa, con delle nuove situazioni, no? Quindi questo che stiamo facendo ora, ovvero e-commerce, delivery, un progetto con le poste che potrebbe aiutare la consegna a domicilio, andrà in qualche modo ad incrementare la normale attività di vendita. Quindi alla fine sì, si arrancherà nel primo anno, ma alla fine penso che anche nel 1997 Amazon, quando è partito, arrancava. Una volta capito il meccanismo, è un arricchimento alla normale attività. Esatto, non limitiamoci mai a gestire l'emergenza, ma questo è il momento di pianificare il futuro. Se noi avessimo organizzato le infrastrutture digitali, lo smart working per tempo, probabilmente avremmo risparmiato un sacco di risorse e di costi umani e magari di decessi in meno in questo periodo. Quindi, oltre a gestire l'emergenza, questo è il momento in cui secondo me dobbiamo anche gettare le basi per un futuro, perché altre pandemie potrebbero tornare e anche quando andranno via, ci saranno delle situazioni difficili, probabilmente crisi economiche e comunque situazioni difficili per dei piccoli negozi, per piccoli centri locali. Quindi il web ci dà tante opportunità, dobbiamo analizzarle bene e capire quali sono i rischi, quali sono le opportunità e investire in questo momento in progetti almeno di medio periodo e di medio respiro.